Buonasera, bentrovati ad una nuova edizione del TG6 che apriamo parlando di sanità perché gli investimenti nella sanità sono al palo e la regione Abruzzo non individua il DEA di secondo livello. Ne è convinta l'associazione Nuova Pescara che chiede ai politici di mettere da parte le questioni campanilistiche. Ci dice tutto nel servizio Stefano Recanati. Le reti ospedaliere legiferate dalla regione Abruzzo negli ultimi 7 anni hanno prodotto solo bocciature dal tavolo interministeriale, ma la cosa più grave è che allo stato attuale la nostra regione è l'unica d'Italia con una rete ospedaliera non validata. Sull'argomento è intervenuta l'associazione Nuova Pescara, chiedendo alla politica di mettere da parte i campanilismi dei capoluoghi di provincia e avviare il procedimento di realizzazione del DEA di secondo livello. La mancata individuazione rischia di rimandare interventi finanziari con le risorse ex articolo 20, mentre lo spauracchio del commissariamento è di nuovo dietro l'angolo. Noi ce l'auguriamo perché, dato che negli ultimi 6 anni non si riesce a sbloccare questa situazione, occorre un commissario governativo. Su questo bisogna trovare una soluzione. La soluzione la devono trovare e proporla ai politici, l'assessorato e i tecnici della regione. E noi li sfidiamo, li invitiamo a un confronto pubblico per discutere delle scelte fatte ed è come mai sono 8 bocciature da parte del Ministero. Una questione campanilistica la definisce Carlo Costantini, consigliere comunale di Pescara e promotore del referendum sulla Nuova Pescara. Non individuare una soluzione significherebbe solo sfasciare la sanità pubblica regionale. Tagliare i confini e utilizzare il modello Nuova Pescara vuol dire tagliare i confini delle AS degli ospedali o in alternativa tagliare i confini delle circoscrizioni provinciali e creare un collegio unico regionale all'interno del quale il singolo eletto non dovrà più rispondere esclusivamente del suo comune o della sua città nella quale è stato eletto, ma dovrà personalmente rispondere di fronte a un'intera regione. È evidente che allora c'è bisogno di un dibattito pubblico alla luce del sole che superi qualunque tentazione campanilistica, che assuma al centro l'interesse dei cittadini e le necessità della risposta ai cittadini, cosa che si può fare soltanto condividendo il metodo della programmazione trasparente, documentata, partecipata, consapevole. E noi siamo ancora alla pagina della sanità con il bollettino Covid della giornata di oggi. Brusco aumento dei nuovi casi Covid nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 2.384, è il dato più alto registrato negli ultimi 2 mesi. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 2.219 tamponi molecolari e 8.064 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 23,18%. 3 i decessi che fanno salire il bilancio delle vittime a 3.377, in aumento i ricoveri che passano dai 125 di ieri ai 130 della giornata di oggi. Continua a salire il numero degli attualmente positivi al virus, che sono 25.507, più 1.676, 125 i pazienti, più 4 che sono ricoverati in ospedale in area medica e 5 più 1 sono in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 398.721, più 704. I 3 decessi riguardano una 88enne del Pescarese e 2 pazienti residenti fuori regione. Il totale dei casi sale a 427.605, 89.337 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 121.763 in provincia di Chieti, 98.952 in provincia di Pescara, 104.837 in provincia di Teramo e 8.399 fuori regione, mentre per 4.317 sono in corso verifiche sulla provenienza. E noi lasciamo la pagina della sanità, parliamo di economia. Nel 2021 il PIL abruzzese è cresciuto del 6,3% rispetto all'anno precedente, quanto si legge nel rapporto annuale della Banca d'Italia. Le attuali tensioni internazionali generano incertezze per l'anno in corso. Ci dice tutto Andrea Costantini.
Il PIL in Abruzzo nel 2021 è cresciuto del 6,3% a fronte di un 6,6% in Italia in base ai dati Istat. Lo si apprende dal rapporto annuale di Banca Italia sull'economia in Abruzzo, presentato oggi nella filiale dell'Aquila dal direttore Giovanni Giuseppe Ortolani. In Abruzzo, come nel resto del paese, si legge, il 2021 è stato segnato dalla pandemia. Dopo il marcato rimbalzo registrato nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2020, caratterizzato dal lockdown, il recupero è proseguito nella seconda parte dell'anno. Nell'industria in senso stretto sarebbero stati quasi completamente recuperati nel corso del 2021 i livelli di attività pre-pandemia. Tornano a crescere le esportazioni? Dopo la forte contrazione registrata nel 2020, le esportazioni sono nel complesso cresciute, più 5%. I comparti della gomma, plastica, metalmeccanico e della chimica hanno contribuito positivamente all'incremento dell'export. Nel settore delle costruzioni, la produzione si è portata su valori ampiamente superiori a quelli precedenti la pandemia, beneficiando degli incentivi fiscali. Il quadro occupazionale della regione è migliorato nel corso del 2021. Il numero di occupati è aumentato, più 1,9%, come pure la partecipazione al mercato del lavoro, tasso di attività al 63,9% dal 62,8% del 2020, e che si attesta tuttavia su livelli inferiori a quelli precedenti la crisi sanitaria. I consumi, pur risentendo del rialzo dei prezzi di beni e servizi, sono risultati in ripresa, più 4,1% in termini reali dopo il forte calo del 2020. La propensione al risparmio si è ridotta. Sulle previsioni economiche per l'anno in corso pesano le incertezze legate all'evoluzione delle tensioni sui mercati delle materie prime e dei beni energetici, che hanno già determinato nel 2021 una rilevante crescita dei costi di produzione delle imprese e rallentamenti dell'attività produttiva. Il quadro del 2021 è stato complessivamente positivo, ha detto il direttore Ortolani. Per il 2022 si fa i conti con l'aumento dell'inflazione, crisi energetica e conflitto ucraino. C'è molta incertezza, ha concluso. Speriamo che gli eventi volgano in senso favorevole. E noi ora apriamo un'ampia pagina politica. Sarà il consigliere regionale Francesco Taglieri a svolgere il ruolo di capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo. Taglieri, eletto per la prima volta nel 2019 nel collegio della provincia di Chieti, è stato votato dai colleghi del gruppo consigliare nel corso di una riunione che si è tenuta nel pomeriggio di oggi a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Assumo le redini di un gruppo attivo e produttivo, commenta Taglieri. Il Movimento 5 Stelle ha l'obiettivo di portare all'interno delle istituzioni la voce dei cittadini. Per questo continueremo con abnegazione e fermezza a svolgere il nostro ruolo di opposizione all'interno del Consiglio regionale, tenendo come punto fermo la tutela del territorio e di chi lo abita, ha concluso il neo capogruppo pentastellato. E noi siamo ancora con la pagina politica. Il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino commenta il risultato di San Salvo con il successo di De Nicolis e conferma che il centrodestra, solo se unito, riesce ad essere vincente. Vediamo. Partiamo da una certezza, che San Salvo si conferma un comune rosa. Si conferma un comune rosa, ma soprattutto un comune di centrodestra, cosa importantissima per la nostra provincia e per la nostra regione. Io credo che il buon lavoro fatto nei 10 anni di amministrazione alla fine abbiano portato il risultato. Quindi auguro a Emanuela De Nicolis, qua siamo sotto il comune, quindi fra poco entrerà ufficialmente nel palazzo, le auguro un buon lavoro e sicuramente avremo modo di collaborare insieme. È stato comunque un ballottaggio poi alla fine tirato fino alla fine. Esatto, ma anche a livello nazionale è vero che hanno recuperato un pochettino nel centro-sinistra, però se andiamo a vedere il dato totale, cioè dalle 2 settimane precedenti adesso, in realtà su 22 capoluoghi 12 sono andati al centro-destra, quindi comunque si riconferma questo trend che c'è verso il centro-destra, dove amministra bene e viene riconfermato, e soprattutto dove si lavora insieme
insieme e uniti. A Verona abbiamo perso perché non c'è stata l'unità. Ecco, a proposito di questo, quanto è difficile vedere anche per voi un centrodestra che poi in alcune città va separato e poi non raggiunge il risultato? Purtroppo, almeno per me, ma credo per tutti quelli che insomma fanno politica con il cuore, è appunto un duro colpo, perché io credo che l'unità di intenti, la serietà, il lavorare insieme sempre comunque in squadra porti sia in politica ma anche in tutte le altre situazioni lavorative. Quindi, perché separarsi quando la comunità di intenti c'è e ci dovrebbe essere? E consigliere regionale, allora proviamo a proiettarci al prossimo futuro, un messaggio anche al governo di centrodestra regionale? Ma assolutamente sì, l'abbiamo dimostrato dalla Val d'Aosta alla Sicilia, il centrodestra unito vince sempre, su tutto e su tutti, per cui non vedo perché dovremmo andare frammentati. Per l'Abruzzo cosa significano queste due riconferme, soprattutto anche quella di San Salvo? Ma significa che anche proiettato appunto per il futuro, per le regionali, più città abbiamo vicino al nostro territorio e più c'è la possibilità insomma di essere riconfermati e per una volta dopo tantissimi anni magari invertire il trend che in regione fa sì che 5 anni vinca il centrodestra e 5 anni vinca il centrosinistra, si sono sempre alternate, però si sta governando bene, certo c'è qualche piccolo assestamento, qualche piccola battuta d'arresto, però credo che sia normale e fisiologico in qualsiasi amministrazione. E noi dalla provincia di Chieti ci spostiamo in provincia di Pescara parlando sempre di politica, perché è stata trovata la quadra sulla nuova giunta comunale di Spoltore dopo l'elezione a sindaco di Chiara Trulli. Il più votato Lucio Matriciani sarà confermato presidente dell'assise civica. Il 7 luglio alle 17:30 ci sarà il primo consiglio comunale. Vediamo. Nomine pronte e giunta comunale che così potrà mettersi al lavoro. Chiara Trulli, neosindaco di Spoltore, ha scelto la squadra che la seguirà in questi 5 anni di mandato amministrativo. Tra i consiglieri sono del Partito Democratico Quirino Di Girolamo, Stefano Sebastiani, il quale va verso la riconferma come assessore ai lavori pubblici, e Francesca Sborgia. Un assessore, Roberta Rullo, fa riferimento alla lista Insieme, e Nada Di Giandomenico per la lista Sinistra Civica. Ci aspettiamo di partire subito con una buona amministrazione, una bella squadra sia in giunta che in consiglio, fatta da persone competenti e motivate, e quindi di onorare tutti gli impegni presi con la cittadinanza. Non fa parte invece dell'esecutivo il più votato alle recenti elezioni del 12 giugno, Lucio Matriciani. In tanti si aspettavano, lui in primis, forte delle 673 preferenze, la delega da vice sindaco, ma è lo stesso primo cittadino a confermare come per Matriciani si profili l'inizio dell'undicesimo anno consecutivo alla guida del consiglio comunale, figura chiave anche in vista della costituzione ufficiale della nuova Pescara. Il ruolo della presidenza del consiglio è diventato un ruolo chiave in questo, perché i presidenti del consiglio hanno anche questo ruolo importante di traghettare le amministrazioni insieme al sindaco nell'ottica della fusione, quindi sicuramente lui avrà appunto il ruolo da protagonista anche nella conduzione dell'amministrazione verso questo processo di fusione. E in generale anche il consiglio comunale sarà composto da persone anche nuove alla politica, bellissime personalità a cui comunque noi garantiremo un pieno coinvolgimento, oltre che nelle scelte dell'amministrazione anche nei ruoli che servono per fare bene per la comunità. Quindi penso proprio che assegnerò anche delle deleghe ai consiglieri per valorizzare tutte le competenze. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Teramo, dove il comune sperimenta a Piazzetta del Sole una nuova pavimentazione altamente tecnologica. Si tratta di un asfalto stampato ad alte temperature, posizionato su circa 1100 metri quadrati di strada, che ha riqualificato tutta la zona del centro storico del capoluogo abruzzino. Ci dice tutto Tania Bonnici Castelli.
Rinasce Piazzetta del Sole a Teramo, 1100 metri quadrati di strade riqualificate con una tecnologia innovativa unica in provincia, quella dell'asfalto stampato. Sembra una vera e propria pavimentazione, ma costa un terzo e l'effetto e la tenuta sono gli stessi. L'idea è stata dell'assessore comunale con delega al verde Valdo Di Bonaventura, che in considerazione dell'ottima riuscita del progetto di rifacimento stradale prevede adesso di replicarlo anche in altre strade del centro storico della città. Abbiamo messo in campo questo tentativo di fare una cosa innovativa, sicuramente in provincia di Teramo non ne ho visto, ma non so in quante parti d'Abruzzo è stato realizzato. Era un tentativo anche perché se veniva un buon risultato, immaginare che le vie del centro storico, non avendo possibilità economiche di fare pavimentazioni dappertutto perché i costi sono altissimi, fare questo tipo di pavimentazione, che tra l'altro è anche più sicuro dal punto di vista dello scivolamento e quant'altro, è venuto un buon risultato, devo dire apprezzabile, è piaciuto molto a tutti quelli che sono venuti qui a Piazzetta del Sole, quindi un buon risultato che speriamo di poter replicare nelle vie del centro storico, cioè invece di fare il solito asfalto andiamo a rifare questo tipo di pavimentazione che dà bellezza ai luoghi, tra l'altro questo può essere anche poi modificato anche il colore. Oltre all'asfalto stampato, Piazzetta del Sole però avrebbe bisogno di una riqualificazione maggiore, per esempio dei vecchi edifici pericolanti che la circondano. Se questi spazi fossero utilizzati per nuove attività commerciali, si eviterebbero i consueti assembramenti di giovani spacciatori e bevitori soliti vandalizzare ogni cosa che li circonda. E adesso a Piazzetta del Sole cos'altro farete? Ma Piazzetta del Sole è un bel discorso, secondo me ritengo una delle piazze più belle di Teramo, veramente un angolo bello della nostra città. Il problema è che qui non ci sono attività, ci sono questi fabbricati decadenti, quindi sarebbe auspicabile che questi fabbricati potessero riprendere vita, poi l'insediamento di qualche attività potrebbe rendere un luogo controllato, perché qui nonostante le telecamere, nonostante diciamo ci sia sotto controllo, di fatti c'è sempre un abbandono di rifiuti, sono diciamo assembramenti di giovani che poi non tengono cura e rispetto per questi luoghi. Domani è in programma l'Assemblea dei Soci di Ambiente. All'ordine del giorno una proposta di modifica dello statuto che consentirebbe al Comune di Pescara di acquisire la maggioranza dell'azienda. I pentastellati non ci stanno e vanno all'attacco. E ancora scontro in consiglio comunale per quanto riguarda la società di gestione dei rifiuti ambiente. Secondo il Movimento 5 Stelle, il Comune di Pescara sta per prendere quasi pieno possesso di quello che è il CDA. Sì, infatti domani si svolgerà appunto la nuova assemblea dei soci di Ambiente S.P.A. In cui all'ordine del giorno si discuterà anche di una proposta di modifica allo statuto di ambiente, proposta che arriva proprio dal Comune di Pescara e con la quale appunto Pescara pretenderebbe appunto di acquisire la maggioranza assoluta all'interno del CDA, facendo di fatto fuori diciamo la partecipazione comunque e il contributo da parte degli altri piccoli comuni soci, in barba ad ogni minimo principio di democrazia e di partecipazione, rischiando quindi in un certo qual modo di far cadere poi eventuali ripercussioni di scelte negative sugli altri comuni che si troverebbero quindi a subire le decisioni prese soltanto da Pescara. Ma non finisce qui, perché grazie alla vostra lotta che state continuando per non far costruire questo biodigestore a Città Sant'Angelo ci sarà una svolta. Sì, infatti diciamo che all'interno di questa proposta di modifica dello statuto l'altro protagonista è proprio il comitato di controllo analogo, cioè quello strumento, quell'organo attraverso il quale nei mesi scorsi ci è stato possibile con un lavoro diciamo ispettivo di impedire per il momento che l'impianto di biogas venisse realizzato a quelle condizioni che inizialmente Ambiente voleva sottoscrivere. È un accordo capestre che avrebbe fatto soltanto gli interessi del privato a discapito del pubblico, e questo comitato rischia di essere smantellato perché all'interno della proposta si chiede di sostituirlo con un organo amorfo formato in realtà dai sindaci dei comuni soci, quindi duplicando di fatto l'organo già esistente dell'Assemblea dei Soci e facendo sì che paradossalmente controllati e controllori divengano la stessa cosa. E da Città Sant'Angelo soprattutto, anche dai cittadini, continuano ad arrivare dei no continui ripetuti per quanto riguarda proprio la nascita del biodigestore in località Piano di Sacco. Sì, noi ci siamo come dire focalizzati inizialmente soltanto sull'aspetto prettamente amministrativo e economico-finanziario della proposta, che andava fermata in quei termini, appunto perché a farne le spese sarebbero stati i cittadini. E ora si apre il tema della opportunità di questo impianto, del suo impatto ambientale e
tutti aspetti che andrebbero valutati sicuramente in maniera condivisa con la cittadinanza in un passaggio che andava fatto probabilmente molto prima che il tema esplodesse. E ora parliamo di acqua e con Selenia Secondi andiamo a Chieti, dove continuano i disagi alla rete idrica teatina sia nella parte alta della città che a Chieti Scalo. Continuano a Chieti i disagi dovuti a carenza di acqua, in particolare a Chieti Scalo, nella zona della stazione, dove da prima della mezzanotte diminuisce il flusso idrico che si riduce a una disponibilità di acqua irrisoria per poterla utilizzare. I residenti e i commercianti sono esasperati. Da una parte le bollette salate stridono con il servizio erogato attraverso impianti scadenti, dall'altra la mancanza del flusso di acqua notturna per molti commercianti che lavorano in quelle ore rende possibile l'attività commerciale. Gli unici ad avere un po' di sollievo sono coloro che hanno installato un'autoclave, una spesa che però non tutti possono permettersi. Disagi anche per gli abitanti di una parte di via Renazze, dove finalmente ieri è stata riparata la tubatura che perdeva notevoli quantità di acqua, una perdita che creava pozze nelle vicinanze del cancello per i pedoni del condominio del civico 23 di via Renazze. La fuoriuscita di acqua, secondo quanto raccontano i condomini, proveniva dall'ex edificio dedicato all'asilo, attualmente adibito alle attività degli scout. Ieri finalmente sono arrivati gli operai dell'ACA e per il momento almeno questa dispersione di acqua è stata scongiurata. Parliamo ora di natura. Le oasi del WWF sono sempre più ammirate da abruzzesi e turisti e proprio con l'avvio dell'estate il WWF ha presentato gli eventi che si terranno nei mesi di luglio, agosto e settembre. Filomena Ricci, illustrate le attività che farete come WWF Abruzzo in questa lunga estate nelle oasi che sono un po' il fiore all'occhiello proprio del WWF. Le oasi del WWF in Abruzzo, alcune delle quali, molte delle quali sono anche delle riserve regionali, rappresentano un po' tutti gli ambienti più evocativi e più rappresentativi della nostra regione, dalla costa fino alla montagna. Le iniziative che proponiamo sono escursioni sia di giorno che di notte, laboratori per bambini, canoa sul lago, biowatching per imparare a scoprire gli animali presenti nelle nostre oasi. Tutte le attività servono per raccontare quelli che sono gli ambienti, le piante, gli animali che le nostre oasi proteggono, ma sono tutte occasioni non solo per far passare un bel pomeriggio, una bella giornata alle persone, alle famiglie, ai bambini, ma soprattutto per veicolare dei concetti di educazione ambientale e di protezione della natura. Le oasi in Abruzzo attualmente sono sei. Partiamo dalla storica Lago di Penne, poi abbiamo il Lago di Serranella nella provincia di Chieti e le Cascate del Verde a Borrello, i Calanchi di Atri ad Atri, Gole del Sagittario e l'oasi affiliata di Martinsicuro. Il messaggio che diamo oggi è che c'è anche altro oltre al mare e ovviamente stare in natura va sempre bene, in particolare diciamo, d'estate che magari abbiamo bisogno anche di refrigerio, così riscopriamo anche la bellezza di stare diciamo, in un bosco oppure comunque in un ambiente naturale dove sentiamo meno il caldo. E noi siamo alla pagina dello sport, partiamo con il calcio, calcio di Serie C, parliamo del Pescara, soprattutto di mercato, perché se Cupone e Lescano sono gli obiettivi per l'attacco, il direttore sportivo della formazione abruzzese Daniele Delicari ha messo nel mirino anche altri calciatori per dare nuova linfa al settore esterni, in particolare Lorenzo Milani e Matteo Saccani del Sassuolo, entrambi classe 2001. Sul fronte delle uscite un tesoretto potrebbe arrivare per la cessione di Edgar Elizalde, che ha mercato tra Sud America e Canada. Vediamo. Il Pescara vuole rifare le fasce. Il DS Daniele Delicari è vicino a due colpi che rispondono ai parametri fissati per questa stagione. Calciatori giovani e forti in grande ascesa, Lorenzo Milani e Matteo Saccani sono cursori la cui bravura il Pescara l'ha assaggiata sulla sua pelle, soprattutto in riferimento a Milani, che lo scorso 21 novembre fece a fette il Delfino nella trasferta di Pontedera. Un gol, una doppietta sfiorata e in pratica un assist per il giocatore classe 2001, livornese di nascita ma poi cresciuto facendo
la trafila delle giovanili dell'Empoli. Una stagione al Grosseto e le ultime due al Pontedera. Delli Carri è al lavoro per formalizzare l'accordo con l'Empoli e dare al tecnico Alberto Colombo un primo rinforzo in un settore del quale non fa più parte Mardocin Zita, finito al Birshot, e nel quale valutazioni andranno fatte su Alessio Rasi, che dallo scorso 6 febbraio non ha più giocato alcun minuto, e Paolo Frascatore, che da scontento ha portato a termine la stagione ritrovando un ruolo di primo piano solo con la gestione Zauri prima dell'infortunio. L'esterno romano vorrà vedere l'aria che tira prima di fare una mossa e chiedere eventualmente la cessione. Sul fronte destro Matteo Saccani è un altro giocatore di grande spinta, reduce da un'ottima stagione a Pesaro, 37 presenze e un gol, è tornato al club di appartenenza, il Sassuolo, che potrebbe optare per un altro prestito in biancazzurro. Una annotazione: Milani e Saccani hanno fatto benissimo da quinti, ma a Pescara, in caso di arrivo, dovranno adeguarsi alle idee di Colombo, che opterà di base per una difesa a 4. Restano caldissime le due piste per l'attacco, l'argentino Facundo Lescano e Luigi Cuppone. Per l'arrivo di Lescano si continua a lavorare ad uno scambio di cartellini, c'è da convincere Luca Clemenza a fare il percorso inverso, destinazione Chiavari, dove sarebbe l'erede di Schenetti. Discorso impostato col Cittadella per Cuppone, corteggiato anche da altre big DC come il Catanzaro, che ha però il reparto avanzato pieno di grandi firme e dovrebbe prima liberarsi di alcuni di questi contratti. Sul fronte delle uscite, oltre ai soliti nomi di Sorrentino, Veroli, Delle Monache, ma anche i rientranti Bocic e Borrelli, occhio ad una situazione interessante per il Delfino che vi avevamo anticipato lo scorso inverno. Edgar Elizalde, che col Peñarol ha vinto un titolo uruguayano, ma il prestito scade tra due giorni, è appetito da club argentini, Independiente in particolare, e dell'MLS. In passato si è parlato delle due franchigie di Los Angeles, FC e Galaxy. In quest'ultima squadra ritroverebbe il connazionale ed ex capitano del Pescara Gaston Brugman, prossimo alla firma. Non tagliato fuori dal discorso lo stesso Peñarol, e nelle casse del Delfino potrebbe entrare un importante tesoretto da reinvestire sul mercato. Questo è il servizio di Andrea Costantini per fare il punto sul mercato, e a proposito di uscite molto vicina anche quella dell'attaccante Michael De Marchi, rientrato dal prestito al Sud Tirol. Il centravanti veneto a breve sarà ceduto a titolo definitivo al Padova. Nella medesima operazione il Pescara riceverà come contropartita tecnica il 29enne centrocampista Simone Della Latta. L'operazione potrebbe chiudersi entro 48 ore. A proposito ancora di mercato, stavamo ascoltando proprio il servizio di Andrea Costantini. Sorrentino in partenza, nelle ultimissime ore c'è stata l'accelerata per la cessione a titolo definitivo del portiere biancazzurro al Monza del presidente Berlusconi. Lasciamo la pagina del Pescara, apriamo quella del Teramo, atteso per venerdì il pronunciamento Covisoc sulla domanda di iscrizione dei biancorossi al torneo di Serie C. In casa teramana si fa sempre però più difficile la via per provare a confermare il terzo campionato nazionale. Nel frattempo rinviata alla prossima settimana l'istanza di sblocco delle quote di maggioranza. Vediamo Jacopo Forcella. Una via stretta, strettissima, per una Lega Pro che ogni giorno sembra un filo più complicato confermare. Il Teramo vive giorni complessi in attesa del giudizio di venerdì, quando la Covisoc, a ridosso dell'assemblea dei soci, deciderà se la documentazione che gli è stata inviata mercoledì scorso può essere ritenuta idonea all'iscrizione al campionato. Gli indicatori dicono essenzialmente di no. L'indice di liquidità allo 0,7 e la necessità in ogni caso di dover introdurre liquidità all'interno delle casse societarie per il ripianamento dello squilibrio finanziario sono fattori dirimenti e che non possono subire deroghe di alcun genere. Se dovesse arrivare lo stop, come appare ogni giorno più probabile, la strada sarebbe quella del ricorso fino al Consiglio federale del prossimo 8 luglio, che certificherà le partecipanti al prossimo torneo di Serie C. È chiaro che il pronunciamento del TAR di qualche giorno fa sull'indice di liquidità per la Lega di Serie A ha erroneamente fatto pensare che fosse una valutazione nel merito, mentre si trattava soltanto del rigetto di un'istanza cautelare rispetto a una decisione del Collegio di Garanzia del CONI, di cui però non sono ancora rese note le motivazioni. Il perché del pronunciamento TAR è dovuto essenzialmente a questo: non si è ancora entrati nel merito di una vicenda che in ogni caso ha visto le compagini delle tre leghe adeguarsi ad un indice
che, ammesso che arrivasse un'iscrizione in deroga, cosa altamente improbabile, dovrebbe comunque essere ripianato successivamente. Per questo la strada è molto complicata, al limite del miracoloso, anche perché, come aveva anticipato a caldo la FIGC subito dopo la pronuncia del Tribunale Amministrativo, la questione giuridica sulle liceità dell'introduzione del suddetto indice rimane oggetto di futura decisione di merito dello stesso Tribunale Amministrativo. Come affermato nell'ordinanza, si legge, la decisione non riguarda i manuali per le licenze nazionali per l'iscrizione ai campionati di B e C. Insomma, la sensazione è che anche a Teramo in molti siano pressoché rassegnati all'idea di dover lasciare dopo anni il calcio professionistico. Oggi c'è la pronuncia del Tribunale di Roma sull'istanza presentata da Davide Ciaccia, ma i termini per ripianare il disavanzo sono scaduti 6 giorni fa e le società sapevano una settimana prima, il 14, a quanto ammontava il disequilibrio finanziario, avendo il tempo di metterlo a posto, cosa che tuttavia a Teramo non è accaduta. Il perché di tutto questo sarà ovviamente materia di discussione. Ripartire da una categoria più giù è un'eventualità, non una certezza, sia chiaro, ma ogni giorno che passa la via sembra farsi sempre più stretta. Lasciamo il calcio, parliamo di pallavolo. Sabato scorso alla scuola media dell'Hollis di Chieti si sono ritrovati tutti i protagonisti dello scudetto Under 15 maschile della Lattecigno Napolplast Chieti di volley, il servizio di Sergio Zappalorto. Fortemente voluta da Nico Agricola, ottimo tecnico d'anni delle giovanili del Caldipo Vibo e non solo, ecco la rimpatriata nella media dell'Hollis da cui tutto ebbe inizio, tra chi partecipò alla storica per l'Abruzzo intero impresa del tricolore conquistato nel 1981 nel campionato Under 15 maschile, precedendo di pochi anni i cugini impavidiani Under 16 e 18. L'allora Lattecigno Napolplast Chieti del mister Diego Santarelli, del Pressulpizio Ricciuti, del mitico sponsor Pino Napoleone, del dirigente Amerigo Rocci e altri, vinse il titolo grazie al successo di chi si è rivisto e riabbracciato: Ettore Campili, Andrea Capone, Sandro Corradi, Valerio Di Bernardo, Graziano Esposito, Rocco Gasbarri, Vincenzo Liberatore, Alberto Ricci, Enrico Rocci, Valerio Sforza, Andrea Ziruolo. Solo 40 anni fa, poco più, i complimenti restano sempre quelli, tanti, bellissimi e meritatissimi. Ed è tutto per questa edizione del TG6, grazie come sempre per averci seguito, l'appuntamento alle prossime edizioni, buona serata.